Ciao ragazzi, ho costruito questa smerigliatrice portatile recuperando qualche materiale già usato in precedenza. Il motorino e il disco già usati in precedenza, però qui vediamo poi un interruttore a chiave. Sotto abbiamo... Aspetta che si ferma. Sotto abbiamo questo coso delle casse che faccia per caricare le batterie interne. Vabbè, è una vecchia scatola, ma fate voi come vi piace. A me piaceva così, tutto contenuto. Dentro abbiamo pacco batteria e collegamenti. Il pacco batteria è semplice, ho utilizzato le batterie dei portatili, queste qua, le LiPu, anzi, Li-Ion si chiamano. Sono le 18650, sono 3,72 mAh e niente, non ha buona potenza. Aspetta che vi faccio vedere più da vicino. Vi faccio vedere che funziona, cioè non è una cavolata. Lo vedete il tubo? Il tubo. Ma faremo un incavo nel tubo. Lo vedete? Ok. Allora, dipende, dalla forza dipende cosa, diciamo, cosa consumi. Se vuoi appiattire un giravite, facile, facile. Però non bisogna troppo premere. Però per il resto funziona, cioè, cosa vuoi di più se con materiale di recupero? Vabbè, questo è il progetto. Se avete qualche dubbio, lasciate un commento. Ci vediamo al prossimo video, ciao! A presto recinserò anche questo, un attimo che faccio vedere. Ora lo recinserò. Lo vedete questo? È un Dremel portatile. Ciao!